insomma, forse chiamare relazione un po' troppo, citando un personaggio che non appartiene, diciamo, alla storia della sinistra di questo paese. Si chiamava Guido Galli. Nel suo libro di memorie, insomma, scritto a ridosso, poco dopo il Trattato di Maastricht, avverte che non c'è un gran, diciamo, che il consenso nei confronti di quel trattato non è poi così ampio, e cerca di capire, di spiegare agli europei a cosa serve il Trattato di Maastricht. E dice questo: la realizzazione del Trattato di Maastricht significherebbe la sottrazione agli Stati Uniti di quasi metà del potere di signoraggio monetario di cui dispongono. Che sia l'euro o il marco, poco importa agli Stati Uniti. Buffa questa frase. Sta di fatto che l'unione economica monetaria prefigura la nascita di uno strumento monetario di riserva internazionale che potenzialmente può cancellare molto del potere di attrazione che oggi ancora il dollaro riveste, per assenza di valide alternative. Conquistare potere di signoraggio significa anche acquisire la capacità di attirare capitali, di spostare risorse, di partecipare da posizioni di forza alla distribuzione mondiale del lavoro e del capitale. Nei termini di una teoria, diciamo, marxista classica, insomma, questo definisce l'euro, il trattato di Maastricht più in generale, come un progetto imperialistico. Senza fare molta fatica si può dire questo. Un progetto che si iscrive in una sfida per la competizione globale con gli Stati Uniti, che era allora in pieno corso, e che però basava uno dei suoi punti di forza, sul lato europeo, sul recupero di competitività su un piano specifico, quello su cui c'erano più margini per lavorare in Europa rispetto agli Stati Uniti, ossia il ridimensionamento del welfare state. Questa cosa è stata vista molto bene anche in Italia, ci sono delle elaborazioni importanti della rete dei comunisti di quegli anni, in cui viene analizzato molto da vicino questo aspetto fondante del progetto che ha il suo coronamento, diciamo, provvisorio, secondo le intenzioni di chi l'ha fatto, dell'euro. E quindi il problema non è la competizione soltanto con gli Stati Uniti, il problema è la lotta di classe all'interno dei diversi paesi europei e la competizione tra questi paesi europei. Una competizione che il trattato attualmente in vigore, il Trattato di Lisbona, il Trattato sull'Unione Europea, una delle componenti del Trattato di Lisbona, inserisce addirittura l'articolo 3 del trattato, dove si dice che l'Unione costituisce un mercato interno basato su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. Competitiva intendendosi non competitiva verso l'esterno, competitiva tra i vari paesi che compongono questo aggregato. Competitiva come? Il meccanismo era chiaro ancora una volta, il meccanismo era già chiaro prima del Trattato di Lisbona, quando si tentò di fare, qualcuno di voi se lo ricorderà, la Costituzione, la cosiddetta Costituzione Europea, che poi non si è più chiamata così perché gli unici due paesi che sono stati chiamati a votare su di essa, cioè la Francia e l'Olanda, l'hanno bocciata e dunque non ha più potuto essere chiamata così, ma il 96% secondo alcune stime di giuristi è stata incorporata nel Trattato di Lisbona. Allora, il meccanismo è molto chiaro. Qual è il meccanismo di competizione tra gli Stati europei? Sono due essenzialmente: il dumping sociale e il dumping fiscale, la riduzione dei salari dei lavoratori e la riduzione delle tasse alle imprese. È quello che abbiamo visto in opera in questi anni, con i risultati che vediamo. Anche in questo caso le dinamiche erano già chiare, io ricordo, cioè, l'ho anche portato, cioè questo quaderno della rete fatto subito a ridosso della cosiddetta Costituzione Europea, che definisce molto bene i temi sul tappeto. Allora, in questo quadro si inserisce anche la moneta unica, evidentemente. La moneta unica aggiunge un ulteriore elemento, e mi scuso ma è la penultima citazione, che recentemente
La Fontaine ha definito in questo modo, con un confronto, l'ha definita tramite un confronto con una precedente unione monetaria, quella che aveva visto l'unione appunto tra il marco dell'Ovest e la moneta della Germania Est. L'unione monetaria del 90 pone gli stessi problemi che ha poi posto 10 anni dopo l'introduzione dell'euro. Se sotto un unico tetto, sotto il tetto unico di un'unica moneta, se ci si pone sotto il tetto di quest'unica moneta, bisogna assolutamente fare in modo che il costo del lavoro per unità di prodotto sia armonizzato. Se questo non avviene, se lo stesso prodotto nei diversi luoghi di chi abbraccia quest'unica moneta viene prodotto con costi differenti, questo conduce a differenze economiche che nel breve periodo si può anche ritenere di, come dire, eguagliare, di pareggiare, ma alla fine questo comporta la cessazione della produzione dove viene prodotto in modo più caro. La concorrenza, che quindi viene giocata all'interno di un contesto di moneta unica, viene, come dire, la lotta per la competitività tra i vari paesi viene giocata in questo modo, e la concorrenza del paese più forte, cioè quella dei paesi più deboli che cercano di concorrere col più forte, viene battuta e alla fine fatta fuori. La concorrenza significa ovviamente l'apparato industriale degli altri paesi. Questo è l'origine, guardate, precisamente questa è l'origine della crisi in Europa. La crisi che è stata interpretata come una crisi di debito pubblico era una crisi di bilancia commerciale, che è nata per il fatto che c'erano dei dislivelli di produzione e tra, diciamo, come dire, export e import, tra il centro dell'Europa, diciamo Germania, paesi satelliti, e la periferia in senso abbastanza ampio. Questa crisi è stata interpretata come una crisi di debito pubblico. Questo ha comportato una cosa molto grave, che abbiamo capito probabilmente soltanto dopo nella sua portata. Vi ricordate quando lo spread andava a 700, 500? Beh, questo, a un certo momento l'euro finisce, non viene più utilizzato come scudo per la portazione delle valute nazionali, in sostanza, dei debiti nazionali, come era prima. Ma questo, guardate, che era un elemento fondante del patto dell'euro. Il nostro paese è entrato nell'euro cambiando la perdita della sovranità monetaria con il fatto di avere dei tassi tedeschi, essenzialmente. Nel momento in cui questo viene meno, questo significa che quel patto viene infranto e non l'abbiamo infranto noi. È chiaro? Ovviamente questo non è casuale, era funzionale a forzare che cosa? A forzare delle politiche di austerity nei paesi in crisi, che è quello che poi puntualmente è avvenuto con delle politiche che tutti conosciamo, basta che il nome Monti, abbiamo chiaro di cosa stiamo parlando, e con modifiche peggiorative dei trattati, dello stesso trattato di Maastricht. Mi riferisco in particolare al fiscal compact, al pareggio di bilancio in costituzione e al vincolo di riduzione del debito per il 5% annuo nella parte del debito che cede il 60% del prodotto interno lordo. Di questo non si parla abbastanza, ma è la cosa che tuttora incombe su questo paese, e non soltanto su questo paese. Recentemente il presidente del Portogallo ha detto: non posso mandare al governo dei partiti di sinistra che sono contrari al fiscal compact perché dobbiamo ridurre il debito. Chiaro? L'ha detta così prima. I vincoli legati a questa modifica peggiorativa dei trattati hanno significato che cosa? Hanno significato un blocco degli investimenti. È stata forzata la diminuzione degli investimenti pubblici. Questo è quello che ammette oggi Draghi sul Sole 24 Ore, del resto, dice: ci sono paesi che non hanno spazio per un'espansione di bilancio in base alle regole che ci siamo dati. Le regole che ci siamo date sono queste. La proibizione di effettuare investimenti peggiora il quadro per un motivo molto semplice, che se io non posso fare investimenti, non posso svalutare la moneta, ho un'unica strada per recuperare competitività: svalutare il lavoro, pagare di meno chi lavora.
Questa è una strada obbligata sulla base di questi presupposti. Questo è l'attacco ai salari, è l'origine dell'attacco ai salari a cui stiamo assistendo in questi anni, in questi, che hanno avuto un'accelerazione negli ultimi mesi. È chiaro? È la generalizzazione, è la tentata generalizzazione del modello mercantilista tedesco, quello che ha consentito alla Germania di avere tutta una serie di successi, a mio giudizio, infine, ma questo è un altro problema, grazie al fatto che gli aumenti di produttività non venivano in nessuna parte trasferiti ai salari. La produttività in Germania è aumentata dal 99-2013 del 14%, i salari sono diminuiti dell'1% in termini reali. Okay? Il problema della generalizzazione del modello mercantilista è molto semplice. Il modello mercantilista non è generalizzabile per definizione, perché presuppone che io possa esportare in paesi che evidentemente fanno politiche diverse dalla mia, cioè politiche espansive e non politiche restrittive. Se questo lo fanno tutti, come aveva già osservato Keynes quasi un secolo fa, il risultato è un impoverimento generalizzato, non è il fatto che tutti riescono a esportare, ma è una cosa abbastanza logica, insomma. Infatti qualche statunitense che ce l'ha, in particolare quei tedeschi, diceva: beh sì, potete anche pensare di esportare su Marte, però sinora non abbiamo ancora visto una grande domanda da quelle parti. L'altro aspetto negativo di queste politiche, cioè della riduzione dei salari, è ovviamente la distruzione della domanda interna, ovviamente. Ed è quello che acquistiamo, le conseguenze di questo le stiamo vedendo. Cioè noi abbiamo un recupero di competitività sull'estero, ma abbiamo i paesi, cioè intere città, le cui fabbriche, le cui imprese sono focalizzate sul commercio, sulla vendita in Italia, che stanno chiudendo negozi, catene, ma fabbriche in primo luogo. E noi oggi siamo qui. Il saldo da inizio crisi per questo paese è molto semplice: prodotto interno lordo meno 9%, produzione industriale meno 25%, investimenti meno 30%, debito più 25-30%, grazie alle prime cifre. È evidente che, a dispetto di tutto quello che ci hanno detto, anzi al contrario di quanto ci hanno detto, delle manovre depressive che colpiscono il lavoro hanno un effetto di aumentare il debito, per il semplice motivo che viene colpito il prodotto interno lordo e quindi il rapporto debito-PIL peggiora. Questa semplice, diciamo, conclusione per la quale è sufficiente conoscere le frazioni, evidentemente non viene spiegata in bocconi, e questo forse spiega il governo Monti e l'impostazione di molti professori di quelle parti. Poi citerò anche Tabellini, che è recentemente tornato sul tema. Quello che sta succedendo oggi è che la ripresa non c'è in questo paese, e non c'è nonostante condizioni esterne eccezionalmente favorevoli: dollaro alto, petrolio basso, quantitative easing della Banca Centrale Europea. La manovra è sbagliata, ma qualcuno la ritiene troppo espansiva. È Tabellini, un altro bocconiano, il quale dice: beh, insomma, in base agli obiettivi approvati in sede europea, entro il 2018 l'Italia dovrà avere un bilancio in pareggio in senso zero, e il rapporto debito pubblico sul PIL dovrà essere sceso di circa 9 punti rispetto ai livelli attuali, altrimenti scatteranno altre clausole di salvaguardia, oltre a quelle già riferite al 2016, per circa 36 miliardi di imposte nel biennio 2017-2018. Sommando a questa cifra le entrate una tantum che verranno a mancare, probabili sconfinamenti sui tagli lineari o rispetto alle stime della legge di stabilità, si arriva vicino a una stima di almeno 45 miliardi di restrizioni di bilancio che dovranno essere reperiti nel biennio 2017-2018. Questo è, come dire, l'avvenire che ci prefigura l'ortodossia economica attuale, cioè un futuro di stagnazione o forse addirittura depressione, più o meno di una durata ventennale, perché questo è quello che ci vorrà, anzi forse qualcosa di più, visto che il debito nel frattempo è salito, per riportare il debito al 60% del PIL. La situazione però non è meno grave dal punto di vista della legalità costituzionale. Noi siamo completamente fuori dalla Costituzione.
ma non perché Renzi ha deciso di dare un colpo al Senato, per motivi più sostanziali, perché i valori e i diritti costituzionali non si parlano col valore centrale dei trattati europei. Questo valore centrale è facile a dirsi, è la stabilità dei prezzi, è quello che noi troviamo negli articoli dove c'è la ciccia del trattato, che sono l'articolo 119 e l'articolo 127 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dove si legge testualmente che l'Unione si dà una politica monetaria di cambio unica che abbia l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, che è un po' il ritornello, no? Tutto il trattato. Nel 127 si dice la stessa cosa. L'obiettivo principale del sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, cosa vuol dire fatto salvo? Vuol dire che tutti gli altri obiettivi vengono dopo e che io ho come primo obiettivo la stabilità dei prezzi. Piccolo problema: per ottenere questo obiettivo, secondo le teorie economiche accettate a Bruxelles e Francoforte, ho bisogno di un tasso di disoccupazione abbastanza elevato. Questo tasso di disoccupazione oggi è stimato dalla Commissione Europea per l'Italia in 11,5%, la Spagna più sfortunata, più o meno per loro mi pare sia il 20-21%. Noi viviamo in un contesto in cui si ritiene che tutto questo sia normale e desiderabile per il funzionamento economico. Ma c'è un piccolo problema, che questo è in contraddizione con i valori della nostra Costituzione. Perché nella nostra Costituzione non solo la stabilità dei prezzi non è menzionata, e meno male, ma si dice che il valore supremo è il diritto al lavoro e il diritto a una remunerazione adeguata e in grado di fare condurre chi la riceve una vita decente. E si dice un'altra cosa, che questa è la base giusta, che questa è la base della democrazia. Noi siamo in un contesto in cui ci si dice che i diritti costituzionali fondamentali a rigore non si possono neanche esigere, perché in Costituzione è stato inserito l'articolo 81 che prevede il pareggio di bilancio. Ora, premesso che questo è falso, come qualunque costituzionalista potrebbe dire e affermare con ottimo motivo per farlo, ed è falso per un motivo molto semplice, che i diritti e i valori costituzionali fondamentali della nostra Costituzione sono quelli dei 12 primi articoli. Questi diritti e valori sono immodificabili secondo il dettato costituzionale, se non in meglio. E quindi qualcosa che contraddica questi diritti e valori nelle parti successive della Costituzione, che sarebbero dedicate a, come dire, a esplicitare e a creare gli strumenti per realizzare questi valori, sono di per sé non valide. Però su questo, come sapete, c'è una battaglia. La Corte Costituzionale, per aver osato dire che certi diritti erano prevalenti rispetto alle manovre di bilancio, è stata crocifissa da questo governo e c'è un disegno di legge di 24 senatori PD che, oltre a dire delle cose assolutamente furibonde, tipo che le normative europee hanno di per sé rango costituzionale, cosa che non so in quali legnami abbiamo trovato, però ci dice che il compito del governo è addirittura mettere la mordacchia alla Corte Costituzionale quando questa si permette di dire che certi diritti sono comunque esigibili, cosa che deve fare in base al testo della Costituzione. Per cui ci troviamo anche in una situazione, io lo dico esattamente come la penso, di eversione del nostro ordinamento costituzionale. Se io ho una situazione in cui la mia legge fondamentale viene violata e addirittura viene, come dire, legittimata l'apologia di questa violazione, siamo in un terreno che è eversivo in senso tecnico. A questo non può, e lo dico subito per evitare equivoci sul punto, visto che purtroppo anche a sinistra sono abbastanza frequenti, a tutto questo non si può rispondere con l'articolo 11 della Costituzione. L'articolo 11 della Costituzione è quello che è adoperato per legittimare la nostra adesione ai trattati europei e anche a quelli di quella nota, diciamo, associazione umanitaria che risponde al nome di NATO, è questo il testo. L'Italia consente
in condizioni di parità con gli altri stati, precisamente quelli che sono venuti meno negli ultimi anni, alle limitazioni, attenzione, non cessioni, limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle nazioni. Ora, io credo che un giurista avrebbe abbastanza da fare per dimostrarvi che l'attuale Unione Europea è, diciamo, un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le nazioni. Insomma, basta vedere cosa abbiamo combinato in Medio Oriente o cosa si è combinato in Ucraina, diciamo, per avere qualche dubbio al riguardo. Promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta per lo sport. Chiaramente questo articolo era stato fatto per l'ONU, no? E non per le associazioni di governo di l'ONU. In ogni caso siamo dentro un problema democratico più generale. È stata citata la Grecia, io cito anche il Portogallo si è rifiutato, appunto, non si è dato l'incarico a un governo che avrebbe avuto la maggioranza precisamente per questo. Allora, che fare? Sicuramente cosa non fare, potremmo dire. Ogni passo che prefiguri un'ulteriore cessione di sovranità è un passo nella direzione sbagliata. Questo è un punto, secondo me, fondamentale. Tutte le fughe in avanti, peraltro non si capisce su cosa giustificate, verso l'unione politica sono dei passi, altrettanti passi, nella direzione sbagliata oggi. Perché un'unione politica radicata su un trattato la cui costituzione materiale è quella che abbiamo visto, significherebbe una blindatura di un assetto oligarchico, neoliberale, che è assolutamente inaccettabile e, aggiungo, contrario ai principi e ai diritti previsti dalla nostra Costituzione. E allora forse bisogna cercare di interpretare in modo corretto la situazione. E la situazione è questa: nonostante i sedativi della BCE, il quantitative easing che sta comprando più titoli di Stato di quelli che vengono emessi ex novo per molti paesi, la situazione economica di questo paese non migliora e soprattutto non si allenta la tenaglia di cui parlavo prima tra vincolo monetario, che è pesantissimo soprattutto in presenza di politiche di dumping sociale che continuano. Non ci illudiamo che la Germania faccia ripartire i suoi salari, perché con l'ondata di rifugiati, che gli industriali hanno già detto molto chiaramente, noi accogliamo a braccia aperte. Basta che però non pretendono di avere il salario minimo che è stato appena negoziato. L'unica cosa che ha ottenuto la SPD in questo governo, noto che per il resto non si vede, no? Per cui abbiamo già garantita la deflazione salariale in Germania per i prossimi 5 anni. Non si avvente, dicevo, la tenaglia tra vincolo valutario in presenza di queste politiche che sono allineate e conformi ai trattati europei. Attenzione, non sono politiche di un corsaro che viene a fare il rider in una situazione che non le consentirebbe, sono radicate nei trattati per come funzionano. E il secondo pezzo della tenaglia è il vincolo sugli investimenti. Allora, in presenza di questa situazione è necessariamente caricato sul costo del lavoro il peso del riallineamento competitivo. Questo è il punto, a mio giudizio, assolutamente fondamentale. La conseguenza è necessariamente la reindustrializzazione, o l'alternativa, appunto, è caricare sui salari il peso degli aggiustamenti, con i risultati di cui dicevo prima, però, distruzione della domanda interna e dunque di tutto il comparto che lavora per l'interno in questo paese. E allora la vera domanda che ci si deve porre è questa: si può intervenire su quei sulle politiche di dumping sociale o sul vincolo sugli investimenti? Ma non è una domanda teorica. Se noi rispondiamo di no a questa domanda, io credo che si debba rispondere di no, si deve intervenire sull'altro corno, cioè sul vincolo valutario. Guardate che non ci sono alternative a questo. Noi altrimenti possiamo fare tutte le manifestazioni che vogliamo contro l'austerity per i salari più elevati, ma ci verranno a dimostrare che quello non è possibile, perché i vincoli esterni, quelli di cui parlava Draghi e quelli di cui ho parlato sinora, ci dicono una cosa molto, molto diversa. E allora la direzione deve essere un'altra, deve essere una direzione che finalmente torna a essere conforme alla nostra Costituzione, ossia non soltanto contro l'attuale assetto monetario in Europa, ma contro la Banca Centrale Indipendente, che non è prevista
e contro la libera circolazione dei capitali, che è all'origine di una buona parte dei problemi che abbiamo visto anche per quanto riguarda la situazione dei nostri titoli di Stato. Io credo che soltanto questo ci possa consentire una riconquista dei diritti costituzionali e una ripresa dell'economia e quindi la ricostruzione di uno spazio effettivo alle lotte per i diritti del lavoro. Grazie.